Benvenuti alla puntata numero 18 di Electric Motor News, il primo e unico programma italiano dedicato alla mobilità alternativa ecologica, con la nostra Serena, ciao! Ciao Marcello, benvenuti a tutti! E abbiamo subito delle notizie importanti. Sì, iniziamo subito con una notizia che riguarda Toyota, che ha ottenuto un doppio riconoscimento per i motori di Prius e Aygo, nelle 12 categorie previste per il prestigioso premio Motore Internazionale dell'Anno. Per il quarto anno consecutivo il motore 1.5 benzina del sistema ibrido Synergy Drive ha vinto la categoria Best Fuel Economy, il miglior consumo. Impiegato sulla Toyota Prius, l'ibrido Synergy Drive ha vinto in questa categoria ogni anno sin da quando è stato lanciato con la seconda generazione di Prius nel 2004. A sua volta il motore 3 cilindri 1.000 estremamente leggero della Toyota Aygo è stato indicato come il miglior propulsore al di sotto del litro di cilindrata. Toyota continua a spingere sempre più avanti i confini dei propulsori tradizionali, come questo motore 1.000 benzina potente e leggero. Per Toyota l'innovazione motoristica rappresenta una parte fondamentale nel raggiungere l'obiettivo di realizzare veicoli più puliti ed ecologici, ed il sistema ibrido Synergy Drive è oggi il propulsore maggiormente avanzato leader per le auto di serie. I risultati degli International Engine of the Year Award 2007 sono decisi da una giuria di 62 giornalisti dell'automobile di 30 diversi paesi. Dal 1999 questo premio viene assegnato ai migliori motori disponibili sul mercato. Può essere votato qualsiasi motore prodotto in serie che equipaggia una vettura commercializzata in più di un paese. Sono previste 12 diverse categorie di motori classificati in base alla cilindrata, il consumo e le prestazioni. E Serena ci ha parlato della prima casa automobilistica al mondo, la Toyota, come sapete ha fatto il sorpasso qualche mese fa ai danni della General Motors. Adesso noi parliamo della seconda, la General Motors, che con il marchio Chevrolet ha presentato un nuovo prototipo ibrido al salone di Shanghai. Si tratta della Chevrolet Volt, una nuova versione, vediamo. General Motors ha presentato al Salone dell'Automobile di Shanghai una nuova versione della struttura elettrica E-Flex, configurata con il più recente ed efficiente sistema General Motors di fuel cells a idrogeno. Questa seconda versione del sistema E-Flex si avvale della quinta generazione delle fuel cell General Motors e di una batteria al lithium-ion che assicura una percorrenza di 483 km con alimentazione ad elettricità e senza alcuna emissione nociva. Un veicolo E-Flex alimentato a fuel cells è un autentico veicolo a emissioni zero che sfrutta tutta l'elettricità proveniente dalle fuel cells a idrogeno e dalla normale rete elettrica. È un sistema ad innesto che ogni volta che viene ricaricato prolunga di ulteriori 34 km l'autonomia del veicolo, riducendo le soste necessarie per il rifornimento. Il sistema E-Flex è una soluzione completamente elettrica e flessibile per una piattaforma automobilistica che può essere configurata per funzionare sfruttando elettricità oppure molte altre fonti energetiche differenti. Il primo veicolo ad utilizzare questa soluzione è stato il prototipo Chevrolet Volt, un veicolo dotato di una batteria elettrica che garantisce un'autonomia di 40 miglia e che utilizza un piccolo motore alimentato a biocarburante con un generatore che ne prolunga l'autonomia fino a 1030 km. Il vantaggio di E-Flex consiste nel fatto che permette di montare nello stesso spazio sistemi di propulsione differenti secondo la fonte energetica disponibile in un determinato paese. Secondo studi indipendenti, i veicoli a fuel cells alimentati ad idrogeno garantiscono una maggiore efficienza complessiva e minori emissioni effetto serra
rispetto ai motori a propulsione interna alimentati a benzina, considerando il ciclo completo di produzione della fonte energetica ed il suo successivo utilizzo all'interno del veicolo. Le fuel cells General Motors di quinta generazione sono grandi la metà rispetto a quelle precedenti, ma sviluppano la stessa potenza ed offrono le stesse prestazioni. Le fuel cells di quarta generazione montate sul prototipo Chevrolet Sequel contengono 8 kg di idrogeno e garantiscono un'autonomia di 483 km. Quelle della Chevrolet Volt, pur garantendo la medesima autonomia, richiedono soltanto 4 kg di idrogeno. I passi avanti compiuti in questo campo da General Motors sono una chiara indicazione del potenziale che ha la sua tecnologia fuel cells di essere una valida alternativa ai motori a combustione interna, dal punto di vista delle dimensioni, delle prestazioni, dell'affidabilità e dei costi. All'efficienza di Chevrolet Volt contribuisce l'utilizzo di molte innovazioni tecnologiche e di materiali leggeri. La vettura ha una massa stimata in ordine di marcia di 1588 kg, che è inferiore, cioè del 30%, rispetto a quella del prototipo Sequel. Le fuel cells sono state alloggiate completamente sotto il cofano ed occupano uno spazio paragonabile a quello di un motore a 4 cilindri con cambio automatico. Parafanghi, cornici dei finestrini, plancia strumenti e volante sono realizzati in un materiale plastico sviluppato da General Motors che permette di abbassare il peso del 30-50%. La versione a fuel cell E-Flex presenta anche la terza generazione dei motori inseriti nei mozzi realizzati da General Motors. Garantiscono un incremento della già notevole coppia motrice quando il veicolo funziona esclusivamente ad elettricità. La nuova tecnologia ha permesso di ridurre la massa del motore e di erogare maggiore potenza rispetto a quelli di prima generazione presentati nel 2003.